tranquilla, ero serena, stavo bene. Poi mi sono iscritta su Facebook e la mia vita è cambiata, trasformata. Primo errore, ho accettato l'amicizia della signora Capuano, mia dirimpettaia. 25 anni di buon vicinato, mai neanche un caffè a casa sua ho preso. Buongiorno, buonasera. Accetto l'amicizia, stacco, vedo la signora Capuano al cesso. Ma perché? Perché questa pazza pubblica anche le foto di lei e il marito che fanno l'amore? Ah, abbiamo fatto l'amore, ma che me frega? Che mi frega a me che avete fatto l'amore? Io, che l'ultima volta che ho fatto l'amore con mio marito ancora la lira c'era. Maledetti! Secondo errore, chiedo io l'amicizia a una certa Isabella, mia amica d'infanzia, di scuola, che a scuola era una cessa, una vera cessa. Dico, beh, fammi vedere come è ancora più distrutta sta cessa. Un colpo al cuore. Sembra mia figlia piccola, maledetta! Ma sei ringiovanita! Ma poi... sempre al mare, Isabella vive al mare, in vacanza, sta sempre nuda, così sdraiata come una gatta morta sulla spiaggia bianca. Dico, ma da quando c'è Facebook? Ma stanno sempre tutti in vacanza al mare? Eh? Solo io lavoro, tranne me che lavoro, non arrivo mai nemmeno alla fine del mese? Eh? Ma come mai da quando c'è Facebook stanno sempre tutti in viaggio? Tutti alle feste? Poi dice che il paese va a rotoli, ti credo, non lavora più nessuno da quando c'è Facebook. Nemmeno io, nemmeno io lavoro, io passo le giornate così davanti al computer a rosicare, a covare astio. Mi è venuto un reflusso gastrico talmente forte che con uno sputo io sciolgo il calcare dai rubinetti. E poi Isabella riceve continuamente commenti da uomini che la corteggiano su Facebook. Isabella, a me non scrive mai niente nessuno. L'unico, una volta, il signor Gigi, un tal Gigi, 89 anni, che mi ha scritto che te farè e poi si è addormentato, non ha nemmeno finito la frase. Io ve odio! Io non ho paura che qualcuno rubi i miei dati di Facebook, perché se qualcuno rubasse i miei dati di Facebook scoprirebbe solo che io ho una vita di merda. Questo scoprirebbe. Poi Facebook scrive, ti aiuta a connetterti con le persone della tua vita gratis. Gratis. Ma io ve odio. Gratis. Ve odio tutti. Paola Minaccioni!